Salve a tutti ragazzi, bentornati nella terza parte di Pokémon Platino. Ok, allora, quest'oggi andremo a Jubilopoli. Intanto vi faccio vedere che ho uno Shinx per buone. E Chimchar che è stato allenato al 9 come Shinx. Ha imparato provocazione e Shinx sotto carica. Iniziamo subito. Ma comunque alla fine ho deciso di non tagliare. Mi sembrava più bello. Allora, che posso dire? Innanzitutto mi piace molto Platino, perché come meccanica di gioco è meglio rispetto a Diamante e Perla. E poi Diamante e Perla non hanno il mondo distorto, a differenza di Platino, che gioca anche un ruolo fondamentale, se non sbaglio. Quindi, a partire da questo episodio, io vorrei farvi delle domande. Una per episodio, ovviamente. La domanda dell'episodio è: secondo voi è meglio Pokémon Diamante e Perla oppure Platino? E se uno perché, o se gli altri due perché? Cioè, motivate anche la risposta. Così sentiamo un po' di cose. Siete un po' partecipi. Visto che qualcuno si lamentava. Allora faccio così. Ah, selvatici. Vabbè, stavolta lo ammazzo. Tanto per allenarci. Ok. Un altro allenatore, un bullo. Ludovico Bullo. Ok, bruciamo sto verme. Ok, raccattiamo un po' di strumenti nascosti e visibili. E qua c'è Lulu. Sì, vabbè, ci rompe le palle. Sembra farsi i cazzi degli altri. Ma io non lo so, ragazzi. Ah, bell'occhio. Vabbè, spoiler. Beh, ma neanche tanto, perché è vecchissimo comunque Platino. È del 2009, quindi tutti sanno che è bell'occhio, visto che c'è anche in nero e bianco e anche in Y. Quindi vabbè, non è più un spoiler. Sì, vabbè, sappiamo benissimo cos'è non rubare.
Ok, agente, la informeremo se vedremo qualcosa. Per ora però non si vede niente. Comunque, dobbiamo andare lì dentro perché c'è Barry. Ma io prima voglio fare un giro della città. Pozione? Utile. Ok, abbiamo ottenuto rapido artigli. Qui andiamo a vendere qualcosina, tipo la polvostella di prima. E non c'è altro. Qui c'è Barry. Diamogli il pacco. Ah, delle mappe città. Vabbè, lui se ne va di corsa, come sempre. Attacco X. Quei due lì li batto dopo. Cioè, dopo, off camera, eh. Vabbè. Sì, guadagno esperienza. Ok, primo clown fatto. Secondo clown qui davanti. Sì, tengono strumenti. Ok, c'è l'ultimo clown qua. Certo che hanno un tipo come se stessi, tipo braciere per Chimchar. E successivamente pugno rapido per Monferno. Ok, torniamo da lì, da lui, anzi, e tadan, Pokécron, che in inglese si dice Poketch. Come vedete, c'è la calcolatrice, contapassi e lo status della squadra. Se un nostro Pokémon ha un'alterazione di stato, diventa grigia la forma, cioè come se fosse solo la sua sagoma e non tutti i dettagli. Lì c'è Barry, ma per ora non ci interessa. Di qui, aspettate un attimo. Ah, ok, di qua si va per una città. Ma per ora non si può andare. Vi lascio ragazzi alla quarta parte di Super Smash Illusion. A presto!